Rieccoci, seconda parte di Campionato dei Campioni. Parliamo adesso di Milan, un Milan decimato dalle assenze, soprattutto in mezzo al campo. Era già fuori Ambrosini, per lui stop di 2 mesi. Tra poco andremo a vedere la tabella con tutti gli infortuni e Allegri che deve reinventarsi la formazione in Champions contro il Tottenham. Prima però analizziamo la vittoria di ieri contro il Parma. Un Milan, finalmente Alessio Tacchinardi, si vede anche Antonio Cassano, era ora. Il Milan, rispetto secondo me alle altre squadre, ha giocatori con più qualità del campionato. Mm. E quindi la qualità, se poi gioca, se poi gliela fai esternare tutta. Sì, cioè, però il Parma ha dato 4 gol alla Juve in casa. Sì, ma comunque no, bisogna sempre vincere le partite. Cioè, adesso, si è messo subito, giocato a pallone dal primo livello, come hanno messo la squadra in campo. Dai, sì, però si è messo subito neanche bene. Real Madrid gioca così in Barcellona, dai. Oh. Questo Cassano, quando si parlava domenica scorsa di Pato e Cassano, Cassano in questo momento qua è più decisivo, ha il colpo, la giocata, quindi il Milan in questo momento qua veramente può dare del fastidio. E poi la qualità rispetto come rosa è molto più ampia rispetto alle altre, quindi con Cassano, Ibrahimovic, Robinho e Seedorf può mettere in difficoltà. Se gli dai spazio dopo finita. Però insomma, anche il recupero di Nesta è importante. Nesta dietro è un giocatore fantastico. Io sono sempre dell'idea che uno è bravo nella misura in cui tu gli permetti di essere bravo. Al di là che lui è bravo, perché non fosse uno dei numeri più grandi dei giocatori che abbiamo mai avuto. Però se poi gli concedi spazio a lui, a Ibrahimovic, a Baruvinio, Adesso il Milan ha un tour de force notevole. Domenica prossima. Pievo, poi c'è Palermo. Sì, ma poi c'è Napoli, la Juventus. Palermo, Juventus. Ha un calendario non facile e qui si parrà la sua virtute. Qui lo misureremo davvero, perché il Milan di ieri è stato assolutamente convincente, spettacolare, efficace. Bisogna riconoscerlo, Cassano è stato bravissimo. Però vediamo che un po' il rovescio della medaglia. Il Cassano di ieri, che ha trovato il burro morbido, insomma, ha messo, praticamente mette out sia Robinho sia Pato. No. Per il campionato, perché Cassano in Champions non può giocare. Sì. Perché no, Scanziani? Io dico che il problema può presentare. Mi spiego, per un Cassano forse ritrovato, però da ancora da collaudare, da vedere alla prova, c'è un Pato che si smarrisce sempre di più e un Robinho che rischia di star fuori, perché io sono sicurissimo che il signor Allegri non giocherà mai, soprattutto le partite importanti, con Robinho Ibra, più le due punte. Ibra più Robinho più Cassano o Ibra più Pato. Come la vede, mister Scanziani? Due. Come Ibra la vedi, e un altro. No. Scanziani. Allora, per un allenatore è importante avere più alternative. Ci si lamentava dell'Inter nel girone d'andata quando doveva far giocare Biabiani, Coutinho, oppure si girava per vedere chi doveva mettere dentro e c'erano i bambini in panchina. Ecco, allora, il fatto di avere Pato in panchina, che sa che quando entra, comunque, anche se non è in grande condizione, è uno che quanti gol ha fatto finora giocando poco, giocando male, ha una media gol strepitosa, vero? Un gol ogni due partite. Vero. Proprio per questo esiste il caso Pato. Allora, se Pato si riesce a gestirlo bene, che lui capisce la situazione e si mette nella condizione di dover anche partire dalla panchina, e comunque è un ragazzo che ha 21 anni, non è che ne ha 30 che ha bisogno di giocare per forza. Sì, ma diciamo che già Pato, 60 e passa gol. Ho capito, già gli ha 60 gol, però può giocare lui. Pato. Può preservarsi un po' per la Champions, soprattutto se vanno avanti nei turni. Il problema della portanza, secondo me, avendo una società seria come lo è il Milan, avendo un allenatore che, da quello che leggo, da quello che sento, ha un buon dialogo con tutti, anche lasciare fuori Seedorf non è facile. Tu hai però la sensazione che non ci sia un caso Pato? Robinho, alternare Seedorf una volta e come scade di condizione dentro Robinho o viceversa, penso che sia un lusso, che sia un vantaggio per un allenatore e per una società, non uno svantaggio. Lo svantaggio è quando ce n'è uno che non è in condizioni e non sai chi mettere dentro a sostituirlo. Più giocatori bravi hai, meglio è. Chiaramente è un arma che vadano questo. D'accordo e che si vinca. Meglio se puntare vince, su Cassano o il Milan deve puntare su Pato? Questo è un mini sondaggio proposto in regia da Mauro Paloschi. Marco Barzaghi, il Milan ha fatto male a gestire Pato in questo inizio di stagione, anche perché sono uscite queste voci mai smentite di un Balotelli che potrebbe arrivare a giugno. No, questo è molto probabile, anche perché ormai gli affari Gagliani-Raiola sono numerosi e continuano ad aumentare, quindi c'è proprio questa eventualità. C'è un caso Pato, nel senso che comunque... Questo volevo dire. Io ho fatto anche fisioterapia con lui nell'ultimo periodo, quando era ancora fuori. Cioè,
L'hai visto un po' demotivato, un po' triste? L'ho visto un po' triste. Sicuramente rispetto all'anno scorso non ha la stessa allegria, la stessa voglia di giocare. Poi è andato via anche Ronaldinho, a cui lui era molto legato. Leonardo la scorsa stagione, insomma. Ragazzi, e non bisogna mica tenere Ronaldinho per far contento. No, però... È un dato di fatto. Vabbè, soprattutto considera che i brasiliani sono molto umorali, soprattutto determinati caratteri. Quindi Pato deve essere bravo Allegri a gestirlo bene. Scanziani poi Tacchinati. Viva di vendere Pato al Chelsea per 55 milioni di euro e prendere Balotelli per 30. Questo Pato sì. Questo Pato è triste. E quel Balotelli contento se devo prendere Balotelli, perché Balotelli mi fa tre ruoli. Balotelli fa tre ruoli e Pato uno solo. Cioè Pato può giocare solo. Ma come lo fa? Tu devi, però scusami, hai detto una cosa giusta, però va cambiato la modalità dell'acquisto. Perché deve trovare Abrahamovic che si accontenti di prendere, di dare Balotelli in uso capione oppure con un leasing di 35 anni che poi gli ritorni dietro per un altro fatto. Dai, ma dove tira? Ecco, a proposito di mercato, nel corso delle nostre puntate vedrete sempre passare questo banner pubblicitario di Tutto Mercato Web. Da alcune settimane è nata una collaborazione tra la nostra redazione e i colleghi di uno dei siti di calciomercato più noti in Italia. Marco Barzaghi, a proposito di mercato, quanto vale adesso Pato? 55 milioni di euro o si è abbassata la valutazione? Penso che si sia un po' abbassata, anche perché comunque ha avuto troppi infortuni negli ultimi periodi e deve dimostrare comunque di essere completamente guarito, di non aver più recidive ai muscoli che si sono infortunati troppo negi ultimi tempi. Il problema di fondo comunque è sempre lo stesso, che non si è creato quel feeling con Ibrahimovic, perché se si fosse creata subito un'amalgama tra i due fuori classe, penso che il campionato sarebbe già finito da Nelle nostre immagini l'abbraccio di ieri tra Ibrahimovic e Cassano, mentre Ibra era stato visto più volte richiamare Pato durante la partita, ieri c'è stato proprio un bel abbraccio. Eccolo qua, forse qua. Guardate Ibrahimovic come va a pescare Cassano. Non è tanto da Ibrahimovic l'abbraccio. Non è tanto da Ibrahimovic, soprattutto nell'Ibrahimovic. Quando è partito per la nazionale brasiliana in aeroporto, che l'hanno intervistato Pato, hanno chiesto di Ibra, vedi chi risponde? Freddo, un po' seccato. Secondo me soffre. Lui era comunque un protagonista di questa squadra l'anno scorso. Un po' come era il rapporto tra Inzaghi e Del Piero, anche se tu smentirai, Tacchinardi. No, però tu che hai conosciuto dal vivo Ibrahimovic, sai che lui è un tipo che non è che si attira le simpatie. Però lui la sta subendo la personalità. E quindi Buscemi, come lo interpreti questo abbraccio? Cioè Ibrahimovic che va a cercare Pato, che va a cercare Cassano. Che secondo me Ibrahimovic psicologicamente, tecnicamente lo soffre Cassano, perché con Cassano non c'è mica troppo, perché tecnicamente è troppo più forte, lo apprezza per forza. No, ma il problema è diverso. Ibra va molto d'accordo con Cassano, perché Cassano più che goleador è l'uomo assist, per cui Cassano può dribblare e mettere palla e mettere in evidenza le qualità di Ibra, perché gli fa far gol. Pato invece è uno che prende la palla e vuole farlo da solo, o se lo fa fare da Ibra che gli fa il passaggio come l'ultima partita. Sì, però è ricordate anche a inizio stagione che Ibra, quando aveva parlato in un'intervista, aveva detto che il suo compagno preferito per l'attacco era Inzaghi. Addirittura Inzaghi non Pato, e non c'era ancora Cassano. Quindi già da lì si capisce un po' che non c'era feeling tra i due. Pato, dove lo metti? Cioè con Ibra che gira, Pato non fa. Allora, se Pato si decidesse di fare la prima punta, che potrebbe fare? Che l'ho anche detto, da parentesi anche invece questo, lui l'anno scorso giocava a largo a destra e faceva bene, però con Ancelotti stava studiando la prima punta. Secondo quello però che ogni anno studia, però non riesce a fare quel salto di qualità. Cassano si trova. Scusami, Scanziani, scusami. Tacchinardi, mi ricordi i tre attaccanti della tua prima Juventus di Marcello Lippi? Baggio, Viali e Ravanelli. Ecco, perché in questo Milan Cassano, Pato e Ibra non possono giocare insieme, Scanziani? Ravanelli non c'era abbastanza spirito di sacrificio da parte di Cassano e Pato. Perché invece Viali no. Perché erano tre attaccanti di cui nessuno prima punta statica là davanti. Tutte e tre erano capaci di fare, ma magari due, erano capaci di fare la prima punta. Ravanelli e Luca Viali facevano sia la prima punta che i tornanti facevano la
a destra, a sinistra, in qualsiasi posto. Non davano riferimento agli avversari e correvano tutti e tre. Nel Milan, Ibra la fase difensiva non la fa mai. Pato, men che meno. Ma Pato dovrebbe cominciare a farla. Allora, cioè, Pato, con le qualità che c'ha Venturani, dovrebbe farla. Cioè, dovrebbe iniziare a correre. È solo una questione, cioè, dovrebbe, però, perché tu guardi del Barcellona, la fanno tutti, certo, e tre. Vai, un po' di mesi fa noi addirittura parlavamo del Milan con i quattro in, bravo, campo. Bravo. Le quattro stelle. No, quattro stelle. Qualche folle parlava di quattro. No, 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 però, qualche folle. Tutti i giornali, compravi i giornali. Ma perché fa gioco? Ne parlavamo perché c'erano ancora Ambrosini, Boateng, Flamini in buone condizioni. E allora sì che si poteva rischiare di giocare con una punta in più. Adesso col centrocampo risicato, dove ha giocato Van Bommel, dove dovrà giocare Thiago Silva, dove Pirlo ancora si è fatto male di nuovo, non può supportare. Lui giocherà sempre con i tre mediani, perché è la formula che lo ha portato in testa alla classifica, con Ibra e una punta. Per questo io prima dicevo clamorosamente un attimo, linea Torino dovremmo avere al telefono di Andrea Eusebio Leonardo Bonucci. Bonucci? Metto giù qua. Sì, più Rubino. Sentiamo. No, con un dinese quando prendiamo. Vediamo una delle centrale per sempre, come centrale. Dovrebbe essere Leonardo Bonucci. Sentiamo, sì, se riusciamo a sentirlo. Ah, legge ed è una buona difesa, quindi speriamo di continuare così. Dov'è che avete vinto la partita? Sulla cattiveria che abbiamo dimostrato sin dal primo minuto, aggredendo sempre. Un po' nel secondo tempo abbiamo sofferto, ma come era logico, perché l'Inter ci teneva a recuperare il risultato, però la Juve ha tenuto testa e si è provato a cadere 3 punti meritati. Adesso c'è un po' di rimpianto per quello che è stato fino adesso campionato della Juve alla luce della vittoria di questa sera? Rimpianto, io credo che tanto è stata la sfortuna, perché abbiamo perso molti giocatori nello stesso reparto, nello stesso momento, e ci ha impedito di sviluppare il gioco come voleva il mister e come volevamo tutti quanti. Adesso abbiamo trovato 2 punti di riferimento davanti, ci danno modo di salire con la squadra e allo stesso tempo profondità, e i risultati si vedono. L'Inter come l'hai vista? Ha un grande organico, spesso ho giocato i singoli, però è una squadra forte che sicuramente lotterà fino alla fine per la conquista dello scudetto. Va bene, direi che è tutto da Torino, no, non tutto, avremo ancora diversi contributi a minuti. Allora direi di fermarci qui per quanto riguarda il Milan, poi nel corso di campionato dei campioni vi daremo la probabile formazione dei rossoneri che giocheranno martedì contro il Tottenham. Naturalmente tra poco torneremo a Torino con tutti i protagonisti, dovrebbero parlare soprattutto i giocatori bianconeri, mentre l'Inter fa parlare pochi giocatori purtroppo in mixed zone. Speriamo di avere ai nostri microfoni almeno in silenzio Leonardo stampa. No, non entrare, non si fa più silenzio stampa. No, perché la Juve l'ha fatto, quindi... Allora, pubblicità, tra poco torneremo a Torino da Andrea Eusebio per sentire a caldo tutti i commenti dei protagonisti. Questa Juve vittoriosa 1-0 contro l'Inter, tra poco.